Ciao a tutti, io sono Giuliana e lui è il mio amico Paolo e oggi ci insegnerà a fare una tartatin scacciansia. Bene. Cosa ci serve? Tartatin scacciansia. Ci serve una teglia da forno antiaderente, 100 g di burro o 70. Ok. Vabbè, tra i 100 e i 70. Tra i 100 e i 70, 100 g di pinoli, 70 g di zucchero di canna, spolverata di cannella, 4-5 mele, dipende quanto è grossa la tortiera, e un rotolo di pasta sfoglia o mese. Noi usiamo la sfoglia. E l'ingrediente segreto è l'ansia. Respira. Respira. Prima cosa, deduco. Tagliamo le mele. No, scusate, prima cosa, lavarsi le mani. Cosa che noi abbiamo già fatto. Cosa che noi abbiamo fatto precedente. Stamattina, diciamo. Stamattina. Okay. Bene, pigliamo le mele. Quindi tagliamo le mele a metà ed eliminiamo. Ed eliminiamo il torsolo. Dopodiché aspettiamo le mele. Mele affettate, dopodiché poi okay. Teglia da forno, caramelliamo, zucchero, zucchero e 40 g di burro, 40 g di zucchero, 40 g di burro, caramelliamo in un pentolino. In un pentolino? Sì. Ok. Adesso ci spostiamo sul fuoco. Bene. Bene. Caramelliamo lo zucchero con il burro. Quando il nostro zucchero e burro saranno caramellati. Come si fa a capire quando sono caramellati? Raggiungono un colore ambrato. Bene. Ci siamo? Ci siamo. Vedere? Questa è la consistenza che deve avere. Fammelo un attimo che non lo vediamo. Ok. Deve fare dei micro, delle micro bolle. Bubbles. Benissimo. Spegniamo il fuoco. Mettiamo il caramello di burro e zucchero nella tortiera. Dopodiché, mele, spargiamo la teglia di mele. Di mele ansiose. Di entrare nella teglia. Non è perfetta. Questa è la versione perfetta. Il caos della mela. Spolveriamo con un po' di zucchero di canna. Certo. Spolveriamo con un po' di zucchero di canna. E la cannella. Secondo strato di mele. Abbonda con le mele. Abbondo. Abbondiamo di mele. E un po' di zucchero. Benissimo. Fiocchettini di burro. Gente, i fiocchettini sono la parte più laboriosa di tutta la ricetta. Esatto. La cosa più difficile è il fiocchettino di burro. Tutto chiaro fin qui, no?
Vogliamo fare come la prova del cuoco che dai, fanno un riassunto di quello che abbiamo fatto. Benissimo, piccolo riassunto, fallo tu riassunto. Hanno pelato le mele, poi hanno tolto il torsolo, le hanno tagliate a spicchi, poi ha fatto caramellare il burro con lo zucchero di canna sul fuoco in un padellino, poi l'ha messo nella teglia, l'ha fatto andare bene su tutti i bordi, ha messo le mele, un po' imbostrato, cannella, un altro po' di zucchero di canna e pinoli. Secondo strato di mele, cannella, zucchero di canna, basta pinoli, poi fiocchetti di burro. E ci troviamo qua. A questo punto, con una forchetta buchiamo la pasta sporca. Prima di metterla. Fondamentale. Perché è fondamentale? La buchiamo anche noi. Fondamentale perché deve stare appiccicata alle mele. Se invece non la buchi, cosa fa? Gonfia. All'ansia, piena d'ansia e mele, piena d'ansia, mele, cannella e pronto. Inforniamo. Il forno è a 200 gradi per 35 minuti. Ok, inforniamo. Sono passati 35 minuti e noi siamo pronti a tirare fuori la tarte tatin dal forno. Passaggio fondamentale da fare immediatamente. Sì. Subito, appena tolta dal forno. Attenzione a non bruciarvi, che è molto probabile che succeda. Impossibile, impossibile. Adesso mi partirà. Sbaglio. Wow. E serviremo tiepida con un gelato alla vaniglia e crema. Perfetto. Ed ecco la nostra tarte tatin finita. È tutto per la nostra ricetta di oggi, scaccia ansia. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Partiamo. Si guarda poi lì, eh? C'è il buchino nero. Il buchino nero, ok, il buchino nero. Ok. 3, 2, 1, via. Azione! Ciao a tutti, io sono Giuliana e sono isterica già come inizia. Il mio contributo è fondamentale a questa ricetta. Guardate, ecco, come la mucca vi fa sentire. Fiocchettini di burro. Fiocchettini di burro. Che sarebbe? Qua non siamo. Un contributo. Smettila! Occhio al fiocchetto di burro. Schiocchettami buono che... schiocchettalo. Non toccare, sempre toccare. Ciao Jujitsers e buon San Valentino a tutti! Siamo arrivati alla fine dello speciale dedicato alla festa degli innamorati e come ultimo video ho pensato di realizzare questa manicure a tema, divertente ma non troppo mielosa.